più vicini qui. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Eccoci qua, tramonto dell'ultimo giorno, domani consegniamo. Volevamo farvi vedere con queste belle facce stanche l'ultimo furgone che abbiamo appena finito per il nostro caro amico Matteo, che lo userà per surfare un sacco di altre belle cose. È un Duato. È un Ducato, L1H1. Quindi un mini Ducato. Sì, è il più piccolo dei Ducati. Allora. Allora, abbiamo installato questi lucchetti esterni, sono block shaft, che sono i più sicuri in Italia. E infatti adesso la porta non è chiusa, perché sennò ogni volta che devi riaprire ci vuole la chiave. Quindi occhio a non lasciare le chiavi dentro, sennò rimanete bloccati. Ta-da! Allora, da dove iniziamo? Che cosa abbiamo in entrata? Abbiamo parte del modulo cucina, composta da lavandino e rubinetto. Il rubinetto è estraibile, quindi se Niki, che è fuori, vuole farsi un mezzo doccino o sciacquarsi i piedi, può farlo. C'è anche il doppio getto, quindi a pioggia o se no... Come spinge questa pompa? Sì. Allora, subito sotto abbiamo, allora, sulla sinistra un'antina con due vani, magari sotto le bottiglie, sopra quello che si vuole. Cerniere soft close anti sbattimento con calamita. Questo è un frontalino per coprire la parte del lavandino. Sotto abbiamo la tanica delle acque grigie con rubinetto all'interno e uscita di scarico all'esterno, ovviamente sotto anche lì una piccola mensolina. Andiamo nell'altra parte della cucina, cassetto posate o anche taglieri, guide soft close con calamita, anche questo, vabbè, questo vuoto. Abbiamo un frigo della Engel da 38 litri, questo è molto comodo e lo usiamo sempre anche noi. Tutto su misura. Un altro cassetto vuoto e impianto elettrico. Impianto elettrico che è composto da inverter Victron Energy da 500, interruttore magnetotermico per l'inverter da 220, poi abbiamo un DC charger da 30 A che è quello della carica dell'alternatore della batteria, sempre della Victron, e un regolatore di carica MPPT da 15 A, sempre Victron. Sopra abbiamo un pannello solare da quanto? 160, te la faccio 160 vedere. Allora, questo qua è il tappo del letto, che è molto comodo perché di giorno lo usi come seduta, quindi puoi anche mangiare, sarebbe il quinto posto, o magari puoi mangiare di qua, comunque puoi usarlo come seduta. E invece la notte abbassi il tavolo e diventa letto, o se no di giorno, comunque per accedere alle panche, puoi toglierlo e metterlo dove vuoi. Ci sono questi due pezzetti di velcro che abbiamo messo per fare in modo che non vada in giro, perché altrimenti legno su legno scivola, invece così anche di notte, anche per attività ludiche. Non va in giro il tappo. Qua abbiamo il nostro impianto idraulico, che è composto da una tanica delle acque chiare da 70 litri, una pompa a pressione della Sureflow, molto potente, col suo vaso d'espansione e tutti i raccordi tubi John Guest, il nostro caro amico John Guest, e sono tubi veloci da montare e sicurissimi, brevettati, quindi ci troviamo veramente bene. Questo è il tubo che va a succhiare l'acqua della tanica. Entra dall'alto e però all'insù interno ha un tubo come questo che va a pescare proprio fino sul fondo, quindi fino all'ultimo litro d'acqua si riesce a, okay, a recuperare. Questo è il tubo di ricarico dell'acqua da fuori e questo è lo sfiato dell'aria, così che possa riempirsi la tanica fino in cima e l'aria che c'è dentro la tanica fuoriesca da questo tubicino qua. Questo è il tubo che va al doccino, come puoi vedere lì, Fede, lì c'è l'attacco rapido. Se apri il cassetto giù vedi che c'è la doccia. Anzi, adesso guarda, perché se uno mette un filo da una portiera all'altra, mette una tenda e si fa la doccia, diciamo, sul piatto doccia. Semplicemente questo si infila, ok, tac, bomba, già pronta. Guarda che getto, buono, eh? Quando uno ha finito, ok, qui abbiamo messo del sigillante e tutto il trasparente, così le poche gocce che cadono... Il repellente, così l'acqua non dà fastidio al legno.
ricordarsi sempre di svuotare il boccino. Siccome in questo frigo nella tanica delle acque chiare è nera, perché bisognava prenderne una che fosse su misura per questo spazio, abbiamo installato una sonda e qua c'è il suo piccolo display. Quando si va a schiacciare ti dice quanta acqua hai, quindi riserva, un terzo, due terzi e piena, ok? Quindi adesso siamo a due terzi di serbatoio, diciamo più o meno. Quando la sonda ti dice che sei in riserva, hai ancora circa 15 litri di acqua. Esatto. Quindi quando vai in riserva dici ok, posso farmi ancora una doccia, lavare i piatti un paio di giorni e poi basta. Allora, qua abbiamo montato un Oblò fiamma turbo vent con potenziometro, quindi qua regolo la velocità minimo, medio, massimo. E poi abbiamo anche un interruttore dove possiamo scegliere se l'aria da fuori va dentro o invece invertiamo il senso di rotazione della ventola e da dentro va fuori. Che siccome questo è un furgone che, come avete visto, non ha finestre, abbiamo, sotto richiesta del nostro caro amico Matteo, installato due Oblò, così che avendo un Oblò aperto e l'altro con la ventola, l'aria possa entrare da una parte e uscire dall'altra. Esatto. Il furgone rimane sempre fresco dentro, almeno ha un ricircolo. Invece sull'anteriore abbiamo, anche qua abbiamo lo stesso cassetto che c'è sul retro, questo vabbè, vuoto. Invece sull'anteriore abbiamo montato un Oblò Dometic Mini Eik, che questo qua è molto comodo perché, a differenza della fiamma che devi aprire con la manovella, che è questa qua, questo si apre in veramente un secondo. Ha anche una zanzariera da una parte e dalla parte opposta un oscurante per la notte. L'illuminazione, abbiamo quattro faretti, faretto 1, faretto 2. Sopra cucina abbiamo dei pensili, due piccoli pensili, anche queste con cerniere soft close, braccetto, prese 5 volt USB per i telefoni, prese 220 per altre utenze. E qua sotto questo è il bocchettone dell'aria del planaro, del riscaldatore. Questo qua è direzionale, in modo tale che il calore puoi direzionarlo dove ne voglia. Il bocchettone del planar, che è il riscaldatore che installiamo noi, l'abbiamo montato su una cassa di legno che è fatta di alluminio e legno, tutto sigillato completamente, in modo tale che dalla parte di pescaggio del gasolio e del tubo di scappamento di questo riscaldatore sia completamente ermetico, non ci siano perdite, non ci sia ruggine e tutto quanto, quindi è stato studiato apposta. E davanti abbiamo messo queste due piastre. Pronte, abbiamo fatto dei fuori, in modo da fare fuori quando, una griglia di areazione, perché sul retro del planar c'è una ventolina che deve succhiare l'aria per poi scaldarla attraverso il bruciatore. E poi esce da questo bocchettone qua, che esce nel bocchettone prima. Esatto. Qua sotto abbiamo fatto un buon aperto per possibili ciabatte, scarpe. Sì, esatto. Lui ci ha portato questo tavolino, che vabbè, è il classico tavolino che si trova in negozi da campeggio, e ha il pianale che è un po' becero, dato che è 4 mm, rivestito in legno, e sopra gli ho fatto una bella colata di resina effetto oceano. Ragazzi, possiamo andare in vacanza? Ah no, ne dobbiamo fare un altro, porca miseria. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ci vediamo sul nostro canale Instagram. Sì. Hello my friend! No, non riuscite mai a farlo bene, che schifo! Così non vi perdete il video del prossimo furgone. Hello my friend! Comunque è proprio brutto sto saluto. Ciao!